A parte il concerto, che insomma, per chi ama, chi ama la musica che faccio, insomma, credo sia un documento unico, non avendo mai fatto DVD prima, è il primo che faccio, ma a parte quello ci sono dei video inediti come quello con Miles Davis fatto nell'88 a New York, c'è un video con Stevie Ray fatto a Memphis, c'è quello che non è più inedito perché poi è diventato un video del nuovo singolo che è con Brian May e Sharon Corr da Città del Capo per Mandela di Indaco degli Occhi del Cielo. C'è tutto il backstage, le prove, c'è le interviste con i vari artisti che sono venuti lì, c'è una photo gallery anche di foto inedite. C'è un po' la storia del disco, così insomma, e soprattutto c'è il suono molto curato in 5.1, ma c'è anche l'olofonia, che se uno ha la pazienza di mettersi lì con la cuffia e vederselo in cuffia, una normale cuffia, si sente immerso a 360 gradi e da tutti i lati della testa, del cervello, della musica. Per me sicuramente è stato l'inizio, quando sono arrivato sul palco è partito d'une mosse perché ero molto emozionato e non sapevo come il pubblico, in gran parte inglese, avrebbe reagito, perché mi ricordavo invece come aveva reagito quando supportavo Eric Clapton 15 anni fa, cioè praticamente mi guardavano 10 secondi, poi andavano al bar a bersi una birra, ecco, perché, ma non perché non stessi suonando bene o perché non, anzi avevo una band alla Madonna, non perché non gli piacesse forse la musica, ecco, perché i supporter là vengono, poi ritornano a sedere, poi vanno a bersi una birra, cioè è proprio nel modo di andare a vedere il supporter, insomma. Poi se il supporter piano piano ti piace, magari ci mettono 2, 3, 4 sere a dire no, aspetta che sì, mi porto la birra, però me lo ascolto, capito? E infatti ci ho messo, meno male che suonavo 12 sere, allora invece no. Questo, quindi, appena mi hanno visto, l'applauso globale mi ha tranquillizzato e mi ha dato emozione. L'altro è quando finalmente ho visto Eric Clapton arrivare sul palco, perché aveva la febbre quel giorno lì e non mi aveva assicurato che sarebbe venuto, aveva detto faccio il possibile. E insomma, quando l'ho visto arrivare sul palco con la chitarra, che Dio ti benedica. Credo che però per il pubblico l'emozione dovuta spontanea, così proprio all'interpretazione del duetto, sia stata con Cemami su Così Celeste. Forse perché era la più inaspettata, era cantata in arabo, una canzone molto così piena di speranza, di fede in questi momenti, così forse avrà. Tra una balla e l'altra non pensavo di dedicare 2 anni a Zoo & Co, perché all'inizio doveva essere un assemblaggio di registrazioni che avevo già quasi tutte messe nel cassetto. Invece poi, quando mi sono messo a lavorare, ho detto ma io voglio che le canzoni suonino come se fosse un disco nuovo. È inutile lasciare dei suoni vecchi, magari dei keyboards che sono tutti allonati, adesso io non ce la faccio più a sentire queste cose, sono più per un disco minimalista, sono più per una cosa molto dry, no? Secca. Mia figlia è straordinaria, nel senso che mi ha detto un giorno, tempo fa, non farò mai il tuo mestiere perché non ero mai a casa, forse gli dava fastidio quello. E poi improvvisamente ha mollato tutto per fare il mio mestiere e adesso vive e lavora intensamente, e sta attenta ai dettagli, mi vedo io riflesso in lei con una passione, un entusiasmo incredibile e anche un bel talento, proprio naturale. Di conseguenza non la sto spronando, ma sono molto
gli chiedo molte cose, cioè non sono morbido, non li perdono perché è mia figlia, ma devo dire che sta facendo veramente delle cose molto molto belle. Ama Janis Joplin, ama Macy Gray, ama tutto ciò che anche ha a che fare col soul, è un gruppo molto forte, quindi stanno scrivendo, vedremo cosa salta fuori, insomma.